Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, che per voi è un'azione gratuita, per me invece è sempre un incentivo a fare di meglio. Partiamo in quarta con l'ultimo video prima dell'uscita del gioco, quindi il 12 o il 13 in base a quando lo rilasceranno, e quindi i primi video guida che vedrete sul gioco stesso e ovviamente anche le live. Le novità sono un po' in realtà che ci hanno fatto vedere ieri e ci è stato finalmente svelato qualcosa che tutti ci chiedavamo e anche qualcosa in più. Ma bando alle ciance e iniziamo. Partiamo col dire che si è vista la zona di prova. Avete lo screenshot ora sullo schermo. In pratica è una zona dove provare sia i vostri valor plate sia i propri equipaggiamenti. Come in Monster Hunter World si avranno gli aiuti dei tasti per fare le varie combo e in questo caso nemici da picchiare vari ed eventuali, mentre in Monster Hunter World abbiamo una cosa fissa dove picchiare la roba. Lo avrete visto sui miei vari video, è una leggera differenza, ma in pratica è Monster Hunter World, ragazzi. Altra chicca che fino ad ora era praticamente ignota, quest'altro screenshot che vedete sullo schermo ora, è l'HUD di gioco. Non si era ancora vista, innanzitutto avremo sul lato sinistro le nostre barre di vita, stamina e la barrettina, quella in alto di caricamento della final, lo scudo e due iconcine, di cui una è l'utilizzo del banner, che tra l'altro vedete sullo schermo, e l'altra ancora non l'ho capita sinceramente, quindi scusatemi. Credo sia l'utilizzo dello scudo, quindi quante volte si può utilizzare uno dietro l'altro, ma non l'ho ancora ben capito, lo scopriremo solo vivendo. Sulla destra invece possiamo vedere le due armi che ci porteremo appresso, in questo caso la lancia e la spada che vedete sullo schermo, che potremo cambiare a nostro piacimento. In bianco l'arma utilizzata, trasparente l'arma riposta. In questo caso invece possiamo vedere anche la vita del mostro, che abbiamo di fronte un boss dragone in questo momento, e colpendolo vedremo sia la vita scendere sia lo scudo se il mostro ne possiede uno. Se vedete durante la live si vede proprio che mentre il mostro viene colpito perde il proprio scudo e ovviamente anche la propria vita. La vita credo sia recuperabile da parte di un healer per noi, lo scudo invece si ripristina automaticamente. Ed eccoci invece al centro della nostra torre, chiamiamola così, ok? Come possiamo vedere abbiamo i nostri Valor Plate a bordo della stanza, su dei bellissimi piedistalli, e avremo direttamente la possibilità di costruirli in quella posizione. Nel senso che noi li vedremo tutti e potremo sbloccarli con gli oggetti che andremo a droppare durante le missioni, senza dover per forza andare alla forgia, forgia che vediamo di fronte dall'altra parte di quella bolla gigantesca. Avremo al centro della stanza la Holo Map, che potremo consultare a nostro piacimento, mappa veramente bellissima secondo me e veramente ispirata, e da lì potremo scegliere direttamente le missioni e partire istantaneamente. Per quanto riguarda le missioni, possiamo vedere da questo screenshot le varie attività che potremo svolgere nella mappa e sono in basso a sinistra, e sulla destra, selezionata la missione, abbiamo sia l'obiettivo sia il reward della missione. Ripeto, mappa secondo me ispiratissima, semplice, intuitiva e devo dire fantastica. Questa è pollice in su, è veramente veramente bella. Veniamo però alla ciccia vera, che però non ci è stata fatta vedere, maledetti. Hanno parlato parecchio di alcune cose che fino ad ora non si erano capite e finalmente ci hanno svelato in realtà un po' queste cose. Innanzitutto, hanno parlato varie volte delle build ed è stata chiesta quale build era la migliore per loro o quale volevano giocare, e hanno svelato che in Godfall si potranno fare diverse build, quindi con i diversi Valor Plate, che come sappiamo hanno diverse funzionalità ogni Valor Plate, e ovviamente costruendoci e utilizzando determinate armi potremo fare build diverse, come la Support, come la Tank, come la Critical Element, come il danno puro, come la critica. Diciamo che abbiamo un bel range di build che potremo fare e che quindi potremo sfruttare sia in solo sia in party. Ricordo inoltre che i party sono da 3. Hanno parlato inoltre della difficoltà di gioco, come avevamo intuito, o almeno avevo intuito, la difficoltà di gioco risiede praticamente solo durante i boss fight, il resto è decisamente semplice. La difficoltà inoltre durante la caccia alle anime, io la tradurrei così, voi guardatevi la live
capitolo da solo, sarà crescente. Quindi, man mano che saliamo sul monolite, durante queste determinate missioni, troveremo mostri sempre più difficili. Quindi, tradotto, il gioco è puntato sui casual player, fino a un certo punto, fino all'endgame, diciamo, che passa a quel punto a, diciamo, io li chiamerei pro player, ma in realtà non lo sono in questo gioco, secondo me. E a quel punto passa a tutti quei giocatori che puntano a migliorare, a migliorarsi e a fare probabilmente le speedrun. Diverso da Monster Hunter World, molto più simile a un Diablo in questo frangente, personalissima impressione finale, per me la difficoltà è paragonabile a quella di Dauntless. Quindi non troppo impegnativa, ma nemmeno così stupida. È una buona via di mezzo, diciamo che non c'è la difficoltà che c'è, per esempio, nelle boss dei Monster Hunter World, ok? Quindi nei boss fight di Monster Hunter, dove la Latron e il Fatalis sono da fare in una determinata maniera, o per esempio la difficoltà nei Souls, quindi quelle difficoltà altissime che soltanto un giocatore che ci mette dell'impegno riesce a farli, ma neanche così stupidi come possono essere i boss di, io li reputo stupidi, i boss di Diablo, che sono abbattibili, o i boss di Warframe, che sono abbattibili con in un minuto con poche mosse e poche cose. È una via di mezzo che secondo me incontra bene lo stile di Dauntless e la difficoltà di Dauntless. Ok, queste erano le ultime notizie viste e godute in questa live. Vi lascio il link in descrizione della live, non dirò altro su questo titolo fino all'uscita, quindi fino a giovedì prossimo. E a quel punto ovviamente vedrete le live, perché io sarò in live appena avrò la possibilità di giocarci, e ovviamente farò tutti i video su questo titolo possibili e immaginabili. Noi ci vediamo quindi il 12 o il 13, non so quando lo rilasceranno esattamente, e GG a tutti quanti.